Luna, casa. Oh, si fa le coccole alla casa, brava amore. Sì. Pollo? Pollo? Pollo, non ci capisce più nulla. Dove sono? Nuova casa, entrate che non abbiamo ancora fatto amicizia con le vecchiette, siamo andati a trovare delle scale, insomma, che ci prendono per pazzi. Dobbiamo farci amicizia perché questo palazzo è pieno di vecchiette e la domenica c'è un profumino. Comunque, siamo nell'ingresso, mini ingresso, anzi, questa casa è molto particolare perché se uno fa un passo qui la vede tutta. Voi siete adesso in salotto, davanti alla cucina, di qua la camera da letto. Comunque, l'ingresso è molto basic e molto funzionale. Qui negli angoli hanno ricavato delle mensole dove noi abbiamo sfruttato ogni singolo centimetro, sia di qua che da questa parte, con delle mensole dove mettiamo praticamente la roba più pratica e funzionale che non utilizziamo tantissimo. L'ingresso non è interessantissimo. Invece la zona più bella è il salotto. Allora, dovete sapere la storia di questa casa e come l'abbiamo trovata. Praticamente io e Jimmy avevamo dato la disdetta dall'altra casa e dovevamo andarcene via a maggio. Una settimana prima del lockdown io ero venuta a vedere questa casa e l'avevo vista davvero 10 minuti e ho detto ok, è carina, ma ne vedrò altre. Allora, l'ingresso, poi entri di qua, salotto, con lì va giù il sole, divano, tavolino, così. Poi siamo stati bloccati a maggio, non sapevamo dove andare, non avevamo l'altra casa che ci scadeva, dovevamo lasciarla, questa era l'unica che avevo visto, che sarebbe stata libera dal 1° di giugno e alla fine abbiamo detto, senti, è l'unica che abbiamo visto, andiamo lì. Quindi siamo riusciti a prorogare dall'altra parte e qui siamo entrati in realtà il 1° giugno e Jimmy l'ha vista il 1° giugno e per fortuna gli è piaciuta, però dovete sapere che ad esempio questo tavolo, le sedie, quello non c'era, la libreria non c'era, i mobili erano essenzialmente questo, questo mobile TV, il divano e poi qui c'era una lampada che scendeva fino a qua. Ve lo giuro, io sono entrata, mi sono vista la lampada qui e tipo guardo il ragazzo che c'era prima di me e in questa casa gli faccio scusa ma la lampada? Eh no, ci devi girare intorno. Io, ma che senso girare intorno? E alla fine abbiamo scoperto che effettivamente era fissa ed era in mezzo alla casa. Quindi abbiamo chiesto al proprietario di poterla togliere e abbiamo messo questo bellissimo plafoniera, come la vogliamo chiamare, che ragazzi, cioè, è uno spettacolo perché ha un sacco di funzioni. Ad esempio posso diminuire la luminosità e posso renderla più calda per la sera, più fredda per Instagram. Adoro, questa cosa l'adoro e adoro soprattutto questo ripiano dove finalmente ho del verde in casa. Cioè, guardate che bello questo angolino. Questo angolino è bellissimo, sono innamorata profondamente di tutto. E questo quadro in realtà adesso voglio vedere se appenderlo, perché quando avevamo fatto la scritta Happy Birthday avere qualcosa lì era veramente bello. Comunque, mobili. Allora, come vi ho detto, ci siamo dovuti procurare i mobili. Noi li abbiamo presi su Privalia, sono belli, veramente belli e secondo me stanno molto bene in casa. Devo dire che io e Jimmy li abbiamo presi veramente perfetti. Questo è anche un tavolo allungabile per quando abbiamo ospiti. Abbiamo impiegato, o meglio, Jimmy ha impiegato praticamente un giorno, no, ma ce l'abbiamo fatta! Finalmente! Mi ha dato un bel aiuto anche la fascia. Non ho fatto niente. Posso mangiare, posso far colazione. Vai, fa colazione. Finalmente posso liberarmi di questi scatoloni in ingresso. Forza, avremo la casa libera da tutti questi piatti, da tutti quei maledetti scatoloni ancora! Ma poi non c'entra nulla con i piatti. Sono soprammobili quelli? Vabbè. Lascia fare, ti bastano quattro scatoloni.
Almeno avremo l'ingresso libero. Madonna, è un macello. Allo, ma dici che sia legale mettere sta roba su YouTube? YouTube. Su YouTube. Yappi! Abbiamo messo tutto il servizio di piatti, che voi, se mi seguite da un po', conoscete benissimo, di Villeroy, con tutti gli altri miei piatti, piattini, eccetera. E anche di qua la stessa cosa, piatti, ciotole, servizi, teiere, insomma. Non in inside, voi sapete che io per praticamente 4-5 anni mi sono fatta regalare sempre solo piatti per completare il mio servizio. Poi il divano, che è un divano letto, questo tavolino che è appoggiapiedi, che è stato il nostro primo tavolo in questa casa. E poi vabbè, abbiamo fatto questo altro angolino con tutti i nostri arzigogoli, oggettini. Ho messo qualche quadretto per renderlo più carino. Una cosa carina di questa casa è che ci sono tantissime mensole e noi abbiamo tantissimi oggettini, e a me piace sistemare, mettere gli oggettini, ok? Molto carino. E infatti, come vedete, tutto il mobile televisione praticamente è un'enorme mensola. Questa televisione l'abbiamo presa, non c'era, è stato un po' particolare perché, come vedete, qui c'è uno scalino, quindi dovevamo prenderla leggermente più piccola, però poi abbiamo preso anche questo mobile da Ikea, no, da Amazon, che permette di girare la televisione. Questo, siamo super proud e è stato veramente un ottimo acquisto, anche perché dietro la televisione riusciamo a mettere un sacco di cavi, cavetti, cosine che non vi faccio vedere. C'è anche una friggitrice ad aria là dietro, così. E poi qui mensole, diciamo che voglio mantenerla il più libera possibile. So già che c'è già un sacco di cose, ma credetemi, può diventare peggio. Qui potrebbe essere strapieno, ma cerco di limitare, sistemare, mettere via, perché un ambiente abbastanza vuoto mi dà serenità e mi fa sentire meglio. Poi qui in questi sportelli abbiamo tazze, tazzine, tazzette. Questo ripiano è molto alto, ma lo stiamo sfruttando soltanto ad un livello, quindi abbiamo acquistato, e ci sta arrivando, delle sovramensole che praticamente creano una struttura dentro la mensola e permette di creare due ripiani. Insomma, appena mi arriverà vi farò un piccolo update, ve lo farò vedere in un prossimo video. Praticamente qui ho messo tutte le cose che sono super pratiche, soprattutto per la mattina a colazione. Qua sopra, come vedete, perché in ogni posto, in ogni casa dove vado, loro mi accompagnano, credetemi, c'è stato proprio uno scatolone con barattoli, te lo ricordi, il mio scatolone barattoli? Qui io ho anche ampliato tutta la gamma di barattoli, perché ci sono farine, pasta, tutte le varie granaglie, toppings, eccetera. E poi qui abbiamo i nostri due sparvieri che portano alto il nome della patria, Fanny e Uccio. Qui abbiamo piccolina Tarta e Gigetto il Gechetto. Dobbiamo trovare un nome a Farfallina. Non abbiamo ancora pensato a Farfallina. E poi infine questa libreria che abbiamo preso da Ikea, che è fantastico, dove abbiamo messo tutti i nostri oggettini che nella vecchia casa, se vi ricordate, stavano sopra la TV nelle cassette della frutta che erano attaccate al muro. Poi una cosa particolare di questa casa è che lo spessore fra il bordo della porta e il muro è molto ampio, e infatti noi qua dietro siamo riusciti a mettere questi due mobilini che in realtà stavano da quest'altra parte. Quindi questi sono della casa, quando noi siamo arrivati c'erano questi due mobili qua, che li abbiamo utilizzati subito ed erano super pratici, però come vi dicevo, a me piace avere un po' di spazio, a vedere vuoto, pur non essendo vuoto perché abbiamo un casino di roba, ma non deve sembrare, ok? Quindi abbiamo pensato di metterli qua dietro e ci stanno alla perfezione. Qui sono le robine della casa, quelle cose che devi mettere da qualche parte ma non sai dove mettere, il tipico cassetto. Non abbiamo il cassetto della roba, abbiamo queste due mensole della roba dove c'è davvero di tutto. Quindi salotto concluso, è la mia zona preferita della casa, quindi ci ho dedicato molto tempo. Andiamo in cucina, che in questa casa ammetto essere un po' sacrificata, perché è questo cucinotto. Questo è il mio regno, e all'inizio ero un pochino preoccupata perché voi sapete quanto io
tempo passo in cucina quanto mi piace avere spazio, invece qui è molto piccolo. In due ci si sta fatica, in tre non ci si entra, però da sola devo dire che mi sto organizzando, ma soprattutto sto diventando sempre più brava a pulire e sistemare e riuscire a mantenerla sempre sistemata e pulita, perché veramente... Comunque... questa è la cucina. Voglio fare un video dedicato alla dispensa, quindi non vi farò vedere troppo, ma frigo, mensole. Questo è un finto stipe perché in realtà è una caldaia e io l'ho scoperta il giorno in cui siamo entrati in casa, in cui pensavo di avere tutta un'angoliera per la mia dispensa, apro e non c'è. Vabbè, dettagli. E la cosa particolare di questa cucina è il buco che dà sul salotto. Qui devo dire è molto carino e molto pratico perché ci si passa le cose, quando qualcosa è pronto dalla cucina si passa direttamente qui e va a tavola piuttosto che fare tutto il giro, quindi devo dire che si sfrutta benissimo e lo apprezzo tantissimo. Poi c'è Rosmarino Nino che sta sopravvivendo. Comunque vi farò vedere tutto. Ma questo ve lo devo far vedere adesso. Questo è un mobilino che ha proprio creato Jimmy, fatto lui, per sopraelevare la caffettiera e farci stare tutto. Ma guarda, questa è una cosa che ho preso all'IKEA, ma insomma, la cucina ve la farò vedere perché ci sono delle cose, cosine che ho fatto molto interessanti e ve le farò vedere presto. E poi entriamo in camera da letto, che magari non sembra, però è grande. È grande, ma soprattutto, se vi ricordate la nostra vecchia casa, c'è un letto, si può godere, cosa che quando avevamo il soppalco non molto, perché andavi a letto solo per andare a dormire, invece qui ammetto che io non sono mai stata una grande fan della camera da letto, non mi è mai molto interessata, invece qui me la sto proprio godendo. E anche l'armadio, ragazzi, cioè, un armadio bello, bello, grande... E nuovo rispetto a quello che avevamo. Diciamo che su alcune cose abbiamo fatto proprio un upgrade, perché ad esempio qui abbiamo questo enorme armadio e questa cassettiera. E certo è già tutto pieno, strapieno, però devo dire che mi sto difendendo abbastanza bene. Sono quasi quasi ordinata, Marie Kondo mi aiuta e mi continua a insegnare, beh, qui non tanto, però apriamo quella di Jimmy. Questi armadi sono praticamente strutturati con l'asta e le cose da appendere, quindi non ci sono molti ripiani o cassetti, eccetto la cassettiera. Una cosa che abbiamo trovato super utile, che abbiamo preso da IKEA, sono questi ripiani che praticamente sono fatti di plastica, insomma cartone dentro, si appendono all'asta e creano tutti questi ripiani dentro l'armadio, quindi crei praticamente una cassettiera. È veramente super super utile e ve lo consiglio veramente. Poi da questa parte abbiamo la scrivania che era già dentro la casa, dove qui teniamo tutte le nostre carte, scartoffie eccetera. Altre mensole con i nostri affetti, cose che mi porto da le mie varie case. E qui abbiamo messo le scarpiere che stanno perfettamente in tinta con il resto della casa. Quindi dentro di noi speriamo che il proprietario se le comprerà prima o poi, perché così ce le possiamo liberare. Qui abbiamo Luna, l'angolino di Luna, che cucciolina lei. La mattina dorme, è vero? Eh sì, perché di notte ci fa tripolare, invece la mattina dorme nella sua bellissima cuccetta pelosa. Vai. Abbiamo cercato di sfruttare ogni singolo angolo e ci siamo divertiti a fare Tetris, però sicuramente un ruolo fondamentale l'ha giocato questo controsoffitto che va da qui e gira tutto intorno qui. Non è altissimo, però è abbastanza grande, infatti qui c'è un'altra apertura. Ragazzi, io penso che non ci saremmo mai entrati in questa casa se non ci fosse stato lui, quindi a Milano è una cosa normale, penso, un controsoffitto, perché anche nell'altra casa ce n'erano ben due, fatti esamperi larghi lì, e tra un po' erano più grandi i controsoffitti della casa. C'è di tutto là dentro, c'è un mondo, cioè altre due case. Vabbè, siamo arrivati in bagno. Il bagno sarà molto breve, veloce, perché comunque è un bagno, non c'è niente di particolare. Diciamo che è
si estende in profondità, in lunghezza, c'è una bellissima doccia alla fine, bella larga, bella grande, con quell'angolino nel muro, eccetera. La mensola originale sarebbe questa qui verde, poi Jimmy, super architetto, ha aggiunto questa scatola per creare degli altri livelli. E basta, questo è, insomma. E infine, una cosa che mi ero dimenticata, dal salotto si passa in terrazzo. È un terrazzino abbastanza piccolo, però lo sfruttiamo bene, come vedete stendiamo fuori, ci tramonta il sole, quindi è bello la sera, magari quando fa un pochino caldo, vedere il tramonto. Infatti la casa ha doppia esposizione, come avete visto, qua tramonta, di là sorge. Quando si aprono le finestre si crea una corrente d'aria pazzesca, e infatti la particolarità di questa casa è il fatto che è super super luminosa, l'avrò detto 100.000 volte su Instagram, è una cosa che abbiamo imparato ad apprezzare tantissimo, perché la nostra vecchia casa non era così luminosa, essendo un piano rialzato, quindi noi veramente non vedevamo la luce, non sapevamo che tempo era, che temperatura faceva. E invece qui siamo a un quinto piano e lo adoriamo. Basta, io penso e spero di aver detto tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se volete il video della dispensa, io sapete che adoro farlo, e basta. Benvenuti nella nostra nuova casa! Non dimenticate di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciare un commento. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!